Giovanni, adesso siamo arrivati in distilleria, il cuore della nostra azienda, dove realmente nasce la grappa. In distilleria cos'è in realtà? La distilleria è uno strumento che viene utilizzato per produrre tutti i distillati del mondo, ma quando parliamo di grappa, la distilleria è quella che trasforma la vinaccia, quindi il residuo della produzione del vino, in un vapore alcolico e di conseguenza poi una volta condensato in grappa. Qui vedi un impianto tipico per quanto riguarda la produzione di grappa in Trentino, viene chiamato tecnicamente bagnomaria discontinuo, ok? Perché questo? Perché il pentolone dove viene introdotta la vinaccia, quindi la caldaia, è una caldaia a bagnomaria proprio, quindi un vapore indiretto che permette una cottura, un riscaldamento della vinaccia in maniera molto più lenta, ma allo stesso tempo molto più uniforme rispetto all'impianto a cestelli che era un po' il passato della nostra produzione. Qui viene introdotta la vinaccia, quindi una vinaccia che può essere di monovitigno, di misto vitigni, insomma dipende da cosa si sta facendo, e viene riscaldata. E riscaldare la vinaccia cosa fa? Permette alle sostanze più volatili, quindi l'alcol principalmente, i profumi e poi in ultima battuta l'acqua, di evaporare. Questa evaporazione praticamente non esce perché questo coperchio sarà chiuso e viene convogliata in questo tubo che tu vedi sopra proprio la caldaia. Questo tubo porta il vapore in una colonna. La colonna è una colonna, viene chiamata colonna di rettifica. Perché questo? Perché è una colonna che permette ai vapori più leggeri di salire e quelli più pesanti di fermarsi. Quindi ha una funzione di concentrazione, quindi permette al vapore di concentrarsi dal punto di vista alcolico. Quindi l'alcol sale, l'acqua tendenzialmente si ferma. Al fine di questa colonna c'è il momento in cui noi trasformiamo il vapore in liquido. Questo liquido chiaramente è grappa. Ma non è finito perché il processo prevede che questo liquido venga separato, perché quando distilliamo vinaccia abbiamo una prima parte che viene chiamata testa, una parte centrale che viene chiamata cuore e una parte finale che viene chiamata coda. Queste due parti, testa e coda, devono essere separate e la separazione di questa testa e coda viene fatta dopo, la condensazione. È un momento molto importante perché lo stile del prodotto, i profumi, i sapori vengono molto dati da questo aspetto. E soprattutto abbiamo anche il fatto di dover togliere alcune parti proprio perché hanno dei sapori sgradevoli, quindi anche lo stile, ma anche la qualità della grappa dipende molto da questo passaggio. Una volta fatta la separazione delle teste e delle code, la grappa viene stoccata in magazzini che vengono chiamati magazzini di alto grado, quindi dove la grappa rimane a gradazione di 75-80 gradi alcolici, per poi essere lavorata. Lavorata che vuol dire o preparata per l'imbottigliamento come una grappa giovane o, come vedremo dopo, nell'invecchiamento.